studentessa. Per noi questo è un gravissimo errore, questa proposta di delibera è completamente sbagliata e la nostra opinione, e mi assumo le responsabilità di quello che dico, è che bisognava procedere in una maniera diversa, bisognava risolvere e interrompere qualunque rapporto con un'impresa del genere che aveva già dimostrato negli anni di non essere affidabile, e l'abbiamo detto nell'intervento in discussione generale, che ancora respingeva tutte le accuse nel mese di novembre, un'impresa che sicuramente, per quanto ci riguarda, non dovrebbe più lavorare con le pubbliche amministrazioni, perché di questo siamo profondamente convinti. Siamo convinti che bisogna applicare la giustizia sostanziale. Ricordo che le persone che sono state condannate non erano, alcune delle persone che sono state condannate non erano neanche amministratori, ma sono state coinvolte nel processo perché erano stati riconosciuti come amministratori di fatto della società. E allora, se non interrompiamo questa catena, noi faremo parte del sistema che ci vede, dati di oggi dal rapporto di Transparency International, come il paese più corrotto d'Europa. Dati di ieri della relazione della commissione parlamentare sulle mafie, in un territorio in cui c'è un problema legato alla corruzione e agli enti locali e alle organizzazioni criminali che stanno cambiando pelle. Noi dovremmo dare un esempio diverso proprio per questi dati, che sono certificati non da quello che dice Nicola Fuggetta, ma quello che dicono altre istituzioni, come la massima istituzione di questo Stato, che è il Presidente della Repubblica, che ancora l'altro giorno ricordava del bisogno di legalità che dovrebbe essere la nostra priorità. E quindi, secondo noi, la transazione non va in questo senso. Non va in questo senso perché i soldi pubblici, i soldi di quei cittadini, non tanto quelli passati, ma quelli futuri, ancora andranno nelle casse di questa azienda per decine e decine e decine di milioni. Una transazione che dal punto di vista economico è incongrua, ma non per le cifre ristorate, ma per un'altra questione, perché il vero recupero verrebbe dall'efficientamento che non può che partire da zero, e quindi con un nuovo affidamento, con una ridiscussione completa del servizio e non con una pezza che, per quanto i tecnici possano lavorare bene, verrà messa alla situazione attuale. Quindi è da lì che dovremmo, è su questo aspetto che si gioca su questi due aspetti, quello della, diciamo, principio di legalità prima di tutto e di giustizia, e sul principio economico che si basa il nostro giudizio negativo su questo atto. Noi voteremo contro, convintamente voteremo contro, non ci asteniamo e non abbandoniamo l'aula, noi siamo qua per votare contro a questo atto, siamo assolutamente convinti che la strada da intraprendere era completamente diversa, e io sono fiero anche di dire che se mi fossi trovato al posto del sindaco avrei intrapreso quella strada e non quella di un pervicace, diciamo, tentativo di arrivare ad un accordo. E per questo non sono mai stati citati i documenti tecnici che abbiamo avuto in aula in tutte queste discussioni, perché quei documenti erano finalizzati non a quantificare il danno, erano finalizzati a portare l'azienda al tavolo delle trattative e non ad altro. Abbiamo provato a convincere i consiglieri di quest'aula a votare contro, ci abbiamo provato con le argomentazioni, ci abbiamo provato con degli ordini del giorno molto chiari, uno indicava la risoluzione, l'altro indicava la direzione da intraprendere, quella di restituire queste somme, di destinare queste somme ad un preciso capitolo del bilancio, quello dei rifiuti, non a un altro, per dare una risposta
ai cittadini e siamo convinti che con questo modo di fare noi stiamo ulteriormente allontanando la cittadinanza, che se ne dica, dalla politica, non lo scopo che invece siamo detti tutti, che è quello di aumentare la partecipazione. Stiamo facendo esattamente il contrario di quello che abbiamo detto su tutti i fronti fino adesso. Insomma, un'altra volta ci dimostriamo bravissimi a parole, ci spelliamo le mani dagli applausi per il capo dello Stato quando fa questi discorsi, ma se andiamo a toccare i soldi, eh no, lì bisogna fermarsi. Sui soldi non si scherza, ragazzi. Il Movimento 5 Stelle vota contro.